abbandonato morto in un cespuglio, con ancora il cordone ombelicale. Così è stato trovato il corpo di un neonato a Lana, località dell'Alto Adige, nei pressi di Merano. A fare la terribile scoperta una coppia di turisti tedeschi, come racconta il proprietario del maso che li ospitava. La signora è andata giù prima, quando è andata giù ha visto qualcosa nel cespuglio, ha chiamato l'amico e ha detto: guarda te dentro, io non posso guardare dentro. E poi lui ha guardato dentro, ha visto che è una persona, un bambino, nudo, freddo. E poi mi ha chiamato giù. Il piccolo cadavere era nudo, solo la testa avvolta in un panno. Riscontrati segni di violenza, probabilmente a causa di uno strangolamento, la procura di Bolzano ha disposto l'autopsia sul corpicino, mentre sono in corso ulteriori accertamenti. Una tragedia che arriva a nemmeno un giorno di distanza da un episodio simile, un altro neonato trovato morto dai carabinieri e vigili del fuoco in una scarpata nei pressi di Solopaca, nel Beneventano. La madre del bimbo di 4 mesi è stata arrestata ed è sospettata del feroce delitto. Casi rari che affondano le radici in fragilità devastanti. Qualcosa che ti porta a vedere la vita come negativa e quindi immaginare di togliere dal mondo il proprio figlio con un atto, diciamo, di toglierlo da una situazione negativa. Quindi questo è il tipo di pensiero irrazionale che le madri fanno, le madri molto molto depresse. La prima risposta è proprio sociale, nel senso che adesso per fortuna si comincia a ragionare sul fatto che una donna che ha partorito è in un momento comunque di crisi inteso come momento di grande cambiamento e di grande terremoto. Quindi la prima cosa è proprio una risposta sociale di aiuto alla maternità e ai primi giorni di vita del bambino.